Certo, davanti a tutti i genitori. Faremo tre brani, la Gavotte, Shalom e la danza negra. E qual è che vi piace di più e perché? A me Shalom. A me, anche a me, perché è un bel ritmo e bella. Perché non ha nessun ritornello. Come ti senti? Un po' emozionato. L'ho imparato con il mio maestro Carlo. Fare musica insieme divertendosi. È uno dei capisaldi del sistema. La strategia ideata da José Antonio Abreu in Venezuela, 35 anni fa, per intervenire sul tempo libero dei ragazzi, dando loro un'alternativa importante alla tentazione della criminalità. E ora è un momento musicale, un concerto della Pio, la Pasquinelli Young Orchestra, che segna l'inizio delle attività didattiche del sistema delle orchestre giovanili in Lombardia, nella nuova sede della Fondazione Pasquinelli. Un incontro, quello tra il sistema e la Fondazione Pasquinelli, fondato su una comunanza di obiettivi, il sostegno e l'educazione musicale dei giovani. Vorrei semplicemente sintetizzare in breve il perché e come è nato il sodalizio tra la nostra fondazione e il sistema delle orchestre, cori giovanili e infantili in Italia, in quanto ritengo che il tutto è avvenuto in modo del tutto casuale e, permettetemi di dirlo, diretto dall'alto. Naturalmente noi abbiamo vagliato questo progetto e l'abbiamo immediatamente collocato nel nostro sentimento sociale, che è la base della fondazione. Noi desideriamo operare nel sociale, soprattutto con i giovani. Una sede aperta, accessibile, dove i ragazzi imparino a condividere. Quartieri generali organizzativi e prove d'orchestra. Nei locali appena ristrutturati, le attività ospitate saranno molteplici. Voi vedete l'inizio, qualcuno che mi diceva: ma che meraviglia questi locali, ho detto sì, adesso dobbiamo meritarceli. Quindi per noi è l'impegno e la sfida, e adesso cominciamo, abbiamo la Fondazione Pasquinelli al fianco. La parola chiave del sistema è proprio inclusione, integrazione, apertura, che porta poi a un discorso sociale. Oltre al discorso musicale, educativo, pedagogico, c'è questo estremamente importante concetto del sociale, ed è quello che ci ha avvicinato appunto alla Fondazione Pasquinelli. Un progetto di eccellenza condiviso dal Comune di Milano. Devo dire che ogni volta che mi capita di vedere appunto bambini o ragazzi che con grande impegno si mettono a leggere musica, a leggere libri, a approfondire la cultura, è una fonte di grande speranza per il nostro futuro, perché non c'è, credo, miglior sale per la crescita della nostra comunità che appunto la musica, la letteratura, l'amore per i libri, l'amore per gli strumenti musicali. E quindi lunga vita a questo progetto.